un elettore del Partito Democratico. Io devo dire che voterò sì convintamente al prossimo referendum per tutta una serie di ragioni che però non sono ragioni tecniche, tecnico-giuridiche diciamo, o comunque che derivano da un'analisi comparata di dati e di situazioni. Io pur facendo parte di un'associazione ambientalista che ha, come dire, nel suo DNA il metodo scientifico, diciamo, di affrontare i temi, penso che in una consultazione elettorale come quella che avremo il 17, che forse avremo il 17, c'è anche un ricorso dei radicali sulla data delle elezioni che verrà discusso qualche giorno prima, questa è l'Italia, no? Ma dico, nella consultazione del 17 giocheranno anche degli elementi, come dire, emotivi, personali, imponderabili, che attengono secondo me anche al, come dire, al buon senso del cittadino e del cittadino elettore, che non è un tecnocrate, non è una persona che per forza debba andare a comprendere i contenuti del codice dell'ambiente o diciamo elaborate e approfondite disamine della nostra Costituzione in materia di referendum. Quando si è trattato di votare per l'abrogazione, di votare sul tema del divorzio, io non ho votato perché per età non avevo, diciamo, appunto l'età necessaria per votare. Lei non si è votato per, diciamo, per abrogare un cavillo, una norma, si è votato perché si aveva in mente, diciamo, magari un modello, un tipo di famiglia diversa da quella degli anni precedenti. Così come qualcuno l'ha anche citato prima, no? Quando si è votato nell'87 per dare uno stop al nucleare in Italia, lì hanno contato degli elementi emozionali, perché quell'anno prima c'è stato Chernobyl, questa me la ricordo e mi ricordo come è andato quel referendum. Quindi queste cose qui contano non perché debba contare la pancia delle persone, ma perché debba contare il buon senso. Allora, il buon senso secondo me in questo caso è dare un segnale politico. Certo che questo referendum è caricato di segnali politici, non pro contro il governo Renzi, ma a favore di una politica energetica che sia più coerente con quanto è stato sancito e accolto con grande entusiasmo nella conferenza COP21, per esempio, di Parigi solo qualche mese prima. È abbastanza poco comprensibile che qualche mese prima sia appunto ragionato in questo modo e qualche mese dopo si dica ancora che le energie fossili sono indispensabili, ne avremo bisogno per chissà quanti altri anni, per cui è inutile. Queste cose qui, dopo si va appunto nel tecnicismo, perché io mi ricordo che nell'87 si diceva: se abbandoneremo il nucleare diventeremo il terzo mondo. Abbiamo abbandonato il nucleare, non siamo diventati il terzo mondo. Quindi diciamo che le cose sono andate in maniera differente. Qual è la mia domanda alla fine di questo? La mia domanda è questa. Io mi auguro che si raggiunga il quorum, che si vada a votare, perché è un esercizio di democrazia minima, cioè si va a votare, si può assumere diverse posizioni, per il sì, per il no, astenersi, votare scheda bianca. Trovo un po' insignificante il fatto che uno dia appunto poco significato a una consultazione elettorale non presentandosi appunto a questa consultazione elettorale, dando così anche poco significato probabilmente al contenuto di quella consultazione referendaria. E la mia domanda è: se per caso, diciamo, non si dovesse raggiungere il quorum, ma una buona percentuale di italiani sarà andata a votare e magari avrà votato per il sì, credo che siano circa 30 milioni gli abitanti, i cittadini elettori aventi diritto in Italia, circa. Quindi se votasse anche solo il 30% sarebbero circa 10 milioni di cittadini italiani che si sono recati alle urne e che magari in una gran parte hanno votato appunto per il sì. Sono un partito, diciamo così, o comunque sono una parte dell'opinione pubblica anche più consistente di alcuni partiti che sono rappresentati in Parlamento e che magari anche appoggiano attualmente questo governo. Come verranno considerate queste persone? Verranno considerate come dei panda, come delle persone da blandire o come delle persone che comunque portavano degli elementi di riflessione forse interessanti, che in quella fase lì non hanno raggiunto, diciamo, magari il risultato sperato, ma che però per il futuro si aspettano invece che la politica energetica italiana vada appunto
in un'altra direzione, cioè abbandoni finalmente le energie fossili e si diriga verso lo sfruttamento di altre energie, di altre tipologie di energia. Grazie. Speriamo comunque che vadano al seggio a votare.